Rossella, Bibici apre la manifestazione nazionale WISP qui a Fico per i 70 anni. Che cos'è Bibici, Rossella? È un progetto pensato dalla Sport Fund in collaborazione con WISP e finanziato dalla Fondazione Carisbo. E l'obiettivo del progetto è quello di fare conoscere alla cittadinanza la possibilità di utilizzare la bici, e anche se non tutte le persone sono in grado di guidarla in autonomia. La bici, che è la bicicletta, è uno sport piacevole, divertente, a qualsiasi livello venga fatto, e può comincia a essere un po' dimenticato, perché le persone non sanno effettivamente che c'è l'opportunità di utilizzare questi mezzi, che adesso hanno anche dei costi accessibili e che consentano alle famiglie o agli amici di andare sia in percorsi cittadini che in percorsi invece in parchi naturali. Allora, per non toccare. Senti, Rossella, sappiamo che questa è un'attività per persone con disabilità e persone non dotate. Come funziona? Ti spieghi? Bisogna che ci sia una persona che abbia comunque un minimo di dimestichezza con l'utilizzo del mezzo, ma non è necessario essere dei professionisti. E la persona davanti, che ha più dimestichezza pedale, la persona dietro, che può avere qualsiasi tipo di disabilità, ma pensiamo anche magari a persone come gli anziani, che hanno magari difficoltà di equilibrio. Quindi in realtà è un mezzo che può essere veramente facilitare tantissime fasce di popolazione che per qualsiasi tipo di ragione non hanno un'autonomia tale da guidare in sicurezza da sole le biciclette. Ecco, sicurezza. È obbligatorio il casco per muoversi in città, in contesti urbani? Il casco bisogna sempre utilizzarlo in bicicletta, perché la bici è un mezzo sicuro, ma se si cade è sempre duro per terra, e perciò il casco va sempre utilizzato sia per il guidatore che per chi è dietro. Che differenza c'è tra bici e un tandem, quello che ma in realtà queste nuove diciamo sono delle evoluzioni rispetto ai tandem di una volta, che magari erano molto più ingombranti. In questo caso la seduta dietro è più vicina e perciò hanno una lunghezza che è poco più lunga di una bici normale, la pesantezza sono più leggere, quindi sono più e maneggevoli da utilizzare. Grazie molto, Rossella. Grazie a lei.